È quello che stavamo dicendo prima, se noi andiamo a vedere l'indice di operatività dei singoli parlamentari nella composizione attuale delle commissioni, ci rendiamo conto come il peso del lavoro di una commissione sta sulle spalle sempre delle stesse persone, perché ci sono molti parlamentari assenteisti, soprattutto nel partito del collega Baldelli, sono tantissimi, se andiamo a vedere sul sito del Parlamento ci rendiamo conto che il collega Baldelli viene dal partito con più assenteisti di tutto il Parlamento, e quindi in realtà non è vero. Poi è chiaro che i processi decisionali, quando partecipano meno persone, sono sempre più agevoli, posto che comunque non stiamo parlando di due persone che decidono, ma stiamo parlando di 345 persone, cioè in luogo di 945 di 600 parlamentari, e quindi quando sento dire il taglio all'interno delle regioni, c'è stato un taglio proporzionale. Quello l'abbiamo risposto già prima. Ho un minuto per far rispondere Baldelli su invece l'efficienza dei lavori e anche sulla sufficiente rappresentatività. Baldelli. Allora, il Parlamento ha come primo compito quello di rappresentare. Se si taglia un terzo la rappresentanza, rappresenta di meno. Ora, se c'è un problema di assenteismo, non è che si tagliano i parlamentari. Poi, dopodiché, non è che c'è un problema di assenteismo. Non si è mai visto uno della maggioranza, che ha il dovere di tenere il numero legale, che rimprovera quelli dell'opposizione perché il numero legale non c'è. È la maggioranza che ha il dovere di essere presente per far andare avanti i lavori parlamentari. E se c'è un terzo di assenteismo, questo terzo di assenteismo preoccupa più la maggioranza che non l'opposizione. Comunque, sono tutte balle. La verità è che se tu oggi hai un Senato di 315 senatori e lo porti a 200, quel Senato ha la maggioranza di 112 senatori. Vuol dire che alla fine d'inverno, durante i periodi dell'influenza, eccetera, tu con 70-80 senatori approvi una legge. Vuol dire che le commissioni in sede redigente, in sede legislativa, al Senato le fai con 4 senatori. E lei dice sono troppo pochi, non c'è sufficiente democrazia? Non c'è democrazia, e sono parlamenti più permeabili da ogni tipo di pressione, di lobby nazionali e internazionali. In un momento in cui serve un Parlamento sovrano forte, questi pazzi stanno indebolendo il Parlamento. E io non capisco perché il PD abbia venduto la propria coscienza a questi signori in cambio di nulla, se non delle poltrone di governo. Lo chiederemo ai rappresentanti del Partito Democratico quando ritorneremo su questo tema, perché ne abbiamo sfiorati appena e trattati appena solo due, ma ce ne sono tanti altri. Intanto la linea Coffee Break, grazie per essere stati con noi, ci vediamo sempre se volete domani mattina. Buona giornata.